È stata un'invasione pacifica e democratica di oltre 500 persone, quella che nel centro di Fano è stata mossa mercoledì sera dai territori di Terre Roveresche, Mondavio e Fratterosa. Manifestanti uniti in un secco no al progetto di realizzazione di un biodigestore nel territorio di Barchi, progettato dalla ditta Feronia con il benestare di ASET e ACEA. Un corteo di cittadini e amministratori che dal Pincio ha mosso fino a piazza 20 settembre esternando i motivi del dissenso a difesa del territorio. Siamo qua per portare a conoscenza del comune di Fano, ma anche di tutta la provincia, il nostro malessere che abbiamo nei confronti dell'impianto presentato da Feronia nel comune di Terre Roveresche. E soprattutto oggi siamo qui a dire al sindaco Massimo Seri e a tutti i consiglieri di Fano che prima di decidere sul territorio che non è il loro, vogliamo essere interpellati almeno se la volontà è quella di trovare una collaborazione o un accordo. E siamo tanti e soprattutto molto ma molto arrabbiati. Siamo qua oggi per manifestare in maniera decisa, democratica, quelle che sono le nostre ragioni contro questa scellerata procedura messa in campo dal Comune di Fano, una procedura di una scorrettezza istituzionale unica, che chiaramente vede colloquiare questo comune che insieme alla propria società doveva realizzare questo impianto già da tempo sul proprio territorio, invece inserirsi in una procedura in un altro comune senza un filo logico, senza neanche aver colloquiato con tutti gli altri comuni soci eccetera, non aver parlato con il comune di Terre Roveresche, quindi calpestando quelli che sono i nostri diritti, anche perché chiaramente questo è un rammarico perché tanti amministratori, tanti politici non conoscono neanche bene quello che è il progetto che è stato autorizzato dalla provincia di Pesaro Urbino, e quindi andare a parlare di qualcosa che uno non conosce, che ha tante criticità, per il quale noi faremo ricorso al TAR, perché chiaramente non siamo d'accordo assolutamente neanche su tutto il procedimento così incardinato in provincia e come si è svolto. Ma siamo qua con un valore aggiunto, siamo cacciatori. In quanto tali siamo profondi conoscitori del territorio e amiamo l'ambiente e sappiamo benissimo che una simile decisione fatta in un sito agricolo può risultare dannosa, è una ferita per il territorio. Noi come socialisti sosteniamo questa manifestazione, la condividiamo e soprattutto ringraziamo il comitato di averla fatta a Fano, perché il valore di essersi ritrovati qua aiuta questa città e soprattutto la maggioranza di questa città, che è stata in qualche modo messa in crisi da una volontà straordinariamente difficile da cogliere, fatta da una parte del Partito Democratico, da una parte del centrodestra che ha messo il sindaco nel Consiglio Comunale in minoranza, perché riteniamo che Feronia e ACEA sia il gruppo privato che non deve assolutamente entrare con le mani in tasca dei cittadini. Chiediamo una ASET pubblica insieme a Marche Multiservizi e la riapertura di un tavolo provinciale, perché la tutela di questo territorio passa attraverso l'arricchimento di queste realtà produttive e la difesa dei lavoratori e di tutta la realtà della nostra vallata.